tutti. Oggi inizia una nuova eh, sezione eh, molto importante, eh, le parabole eh, del regno di Dio. Il significato del regno è nascosto e vedremo che il Signore eh, parlerà solo in parabole del regno di Dio. Ho pensato di fare un'introduzione, ecco, facendo una breve carrellata eh, nei testi antichi che appunto eh, si attendeva questo regno di dio che sarebbe dovuto essere istituito dal re messia e che doveva durare in eterno re messia che era come sappiamo eh, della tribù di giuda doveva essere e poi Doveva passare attraverso la linea genealogica di Davide, figlio di Davide, doveva essere. E così pensava la tradizione popolare del tempo di Gesù. E sappiamo che l'aspettativa giudaica del Messia era un'aspettativa di un, di un regno temporale, visibile, ecco, come i regni del mondo, quindi, con, eh, con tutto quello che ne deriva. E quindi, e sappiamo che appunto eh, anche i discepoli avevano questa aspettativa come gli tutti gli altri, viene fuori dai Vangeli. Ecco. Non so se ricordate quando Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù di, di sedere uno alla sua destra e uno alla sua sinistra praticamente il ministro dell'economia e il ministro del tesoro, ecco, i ministeri più importanti. Faccio una, una metafora anch'io per, per farmi capire. Poi se ricordate anche quando il Signore appare a questi discepoli diretti verso il villaggio di Emmaus, erano tristi appunto perché il loro Signore era stato condannato e ucciso e dicono noi speravamo che fosse Lui a liberare Israele, cioè dalla occupazione romana. Questa era eh, l'aspettativa anche dei discepoli. Dopo che Gesù aveva già parlato... Del regno di Dio nascosto, quindi era molto radicata questa aspettativa. Perché succedono questi episodi che ho ricordato eh, dopo che Gesù aveva già parlato del regno in un altro modo. Noi adesso lo vedremo, dobbiamo ancora vederlo, però, ecco, a livello cronologico eh, com comprendiamo ecco, che questa mentalità, questa aspettativa era, era quasi incrollabile, ecco. Questo per i discepoli, pensate tutti gli altri ancora di più. Ecco. E allora guardiamo un po' di, di testi che parlano del Messia, cerchiamo di fare attraverso la Sacra Scrittura un identikit del Messia. E allora vedete a Davide, eh, Dio dice... La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. 2 Samuele 7:16. Da qui, ecco, rimaniamo anche noi nella, in una certa concezione messianica. Ci sta. Sembra un regno temporale, però eterno, come dice questo passaggio. Però poi vediamo ad esempio mh, eh, la profezia di Zaccaria, dice esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, mansueto, calva, cavalca un, un asino, un puledro, figlio di asina. E qui c'è già qualcosa che, eh, che si discosta ecco, da questa aspettativa. Temporale, ad esempio, eh, vabbè, la gioia di Gerusalemme: ecco che viene il re, e poi però parla di un, di un re giusto e vittorioso. Poi dice mansueto. Ah, questo non si dice mai del re, specialmente nell'antichità, nell mansueto. Io tra traduco secondo la versione dei 70 perché c'è una piccola differenza tra il testo ebraico e quello greco, ma si alcuni tra traducono umile, però eh, al 70 si tramanda un, un testo ebraico appena differente e ricordiamo che la versione greca dei 70 è molto più antica, ci sono circa... 12 o 13 secoli tra la Bibbia greca, che è pre-cristiana, e invece i, i manoscritti dei Masoreti, che sono del IX o X secolo d.C. E poi cavalca un asino, un poledro, figlio d'asina. Ecco qua, non si è mai visto un re senza esercito che cavalca un asino. Questo è Zaccaria. Io li ho visti i contadini in Medio Oriente quando vanno ad orso di asino a raccogliere le olive o fare qualche altro lavoro. Poi dice un puledro, un asinello piccolo, quindi era ancora più ridicolo. Scusate se uso questo termine, ma se voi lo vedeste, perché poi non c'erano le staffe, non si usavano. La staffa è venuta molti secoli dopo, quindi... A ogni passo de, dell'animale, anche le gambe e i piedi di chi la cavalca vanno su e giù, quindi è una cosa proprio, andare a dorso d'asino era l'automobile dei poveri, dei contadini. Ecco, quindi qui c'è già qualcosa che, che sembra deludere questa aspettativa del popolo di Israele. Poi c'è il Salmo 2, Salmo messianico per eccellenza, c'è un inizio minaccioso dove Dio rimprovera i regnanti della terra, però poi dice, ora sovrani siate saggi, lasciatevi correggere i giudici della terra, servite il Signore con timore e con tremore esultate. Salmo 2, 10, 12, poi dice baciate il figlio. Ah, anche questo. Intanto allora si parla di saggezza e che il Messia deve convincere i re non con la forza, ma con la saggezza. E poi si dice baciate il figlio. Ecco, io vorrei ricordare che il bacio sulla guancia era il segnale dei primi cristiani, dei discepoli di Gesù, ce lo dice San Paolo, che poi diventa un, un bacio quasi liturgico, dice San Paolo ai suoi, salutatevi col bacio santo, era il bacio di fraternità. E allora il Messia viene salutato dal suo popolo con il bacio di fraternità. Andiamo avanti. E poi vediamo il Salmo 72 dove abbiamo un re che si preoccupa soprattutto delle categorie più povere della sua società, del paese. E dice giudicherà con giustizia i poveri del popolo, salverà i figli del misero e schiaccerà l'oppressore, versetto 4 Salmo 82. E poi dice, egli libererà il misero che grida, il povero che non ha chi, no, chi lo soccorra. Avrà pietà del debole e del misero. E la vita dei miseri salverà. Ecco, eh, vedete, i miseri, i deboli, i deboli sono gli infermi, oppure quelli che eh, non hanno, eh, che sono gli ultimi della, della società. Eh, vediamo appunto queste folle di Gesù, proprio in questi... In questi racconti che stiamo guardando, che vengono oggi vedremo una, una folla numerosissima dove sappiamo che c'erano degli infermi, degli indemoniati, delle persone disturbate, dei poveri, eh, degli stranieri, degli immigrati, diremmo oggi. E quindi vedete che si delinea allora un personaggio molto diverso. Ma andiamo un po' avanti. Il Salmo 45, il carme messianico del Re Messia. Ecco anche qui: e dice: cavalca vittorioso. Però poi dice: per la causa della verità, della mansuetudine e della giustizia, ecco anche qua c'è la mansuetudine, c'è anche l'elemento della verità. E sappiamo che il Signore dice, io sono la via, la verità e la vita. Ecco. E poi la giustizia, la mansuetudine. Ecco, quando mai si è visto nella storia umana un re con queste prerogative, con queste qualità? E ancora il carme messianico del re Messia dice, ami la giustizia e detesti l'iniquità al versetto 8. Allora vedete che eh, andiamo direttamente qua, eh, non si può scappare al Nuovo Testamento a vedere l'attuazione, perché anche il Nuovo Testamento ci dice delle cose appunto così di Gesù, ecco, il fatto che detestava l'iniquità. Eh. Poi, sempre nel Carme Messianico, il Salmo 45, c'è la metafora delle, della sposa, che poi sono tante, non si capisce bene, poi ci sono anche i re di Tiro. Comunque, eh, leggiamo, dice: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Allora. Questa figlia, che non è la sposa, eh, attenzione, dice figlia, è tutta un'altra cosa, e dice, porgi l'orecchio, e eh, allora c'è l'ascolto delle parole del re. E cosa succede all'ascolto eh, del delle parole del re? E dopo, subito dopo dice, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Una vocazione. Chi è che lascia il, la casa del padre e perfino il popolo? Eh, stiamo attenti. C'è ecco, un altro popolo eh, a cui eh, si deve aderire. <ride> e lo vediamo sempre in questo, in questo sano perché dopo, dice eh, nella finale: in luogo dei tuoi padri vi saranno i tuoi figli. Vedete il, il termine figlio, figlia. Porgi l'orecchio, eh, eh, poi dice: Li costituirà i principi su tutta la terra, versetto 17. E allora i suoi sudditi sono tutti dei principi. Eh, sapete che anche oggi il diritto canonico dice che il cristiano è re, profeta e sacerdote, col, solo col battesimo. Ci è arrivata la Chiesa ecco, a capire che siamo eh, dei principi, almeno il Signore e Dio ci considerano in questo modo. Ecco. E poi vediamo un altro salmo messianico importantissimo, il Salmo 110, eh, che dice: Tu sei sacerdote in eterno al modo di Melchisedet versetto 4. Allora è un sacerdote, ma come è possibile? Le profezie dicono che veniva da Giuda. Eh, non era la tribù dei sacerdoti, erano i leviti che diventavano sacerdoti e ministri del santuario. I Giudei, nessun Giudeo è mai stato sacerdote e si sa dalle profezie che appunto in tanti luoghi che il messia sarebbe venuto da giuda, dalla tribù di giuda e dalla come abbiamo detto attraverso la linea genealogica di Davide che era un giudeo. E poi dice secondo l'ordine di Melchisedek che era un sacerdote del Dio altissimo stava nella nella terra di Canaan non era, non era ebreo, perché siamo al tempo di Abramo, ed era eh, un sacerdote che mh, appunto adorava questo, questo Dio altissimo, cioè il Dio anche di Abramo, perché non si era dimenticato il Dio altissimo Yahweh. Però era un Dio in mezzo a tanti altri dei. E in cosa, cosa consisteva il sacerdozio di Merchisede? Andiamo a vedere. Intanto era re di Salem, cioè Gerusalemme. Salem, Shalom, Jerusalem. Vedete che la radice è proprio Shalom. Era re di Salem, che vuol dire re di pace. Questo lo troviamo al capitolo 9 eh, di Isaia dove si parla del Messia e si dice che è principe della pace. E poi che cosa offriva? Non offriva un, un sacrificio di animali. E ci dice eh, la Genesi che offriva pane e vino. <ride> Andiamo... All'Eucarestia, certo, tutte queste cose sono dette anche per noi. E qui siamo a 1800 anni prima di Cristo, eh. sono simboliche, infatti, la lettera agli Ebrei ne parla moltissimo di Melchisedek, personaggio misterioso. E poi l'ultima cosa che avrebbe dovuto risolvere, il grande problema dell'umanità, che, secondo la Bibbia, è il peccato. Questo lo vediamo da altri testi, ad esempio, Isaia, al capitolo 53, un testo che conoscete tutti, e dice: Il castigo che ci dà salvezza è caduto su di noi, poi dice: 'Il giusto, mio servo, giustificherà molti.' egli si addosserà la loro iniquità. Ecco, io chiudo qua, allora vedete che la scrittura ci eh, parla non di una aspettativa temporale, ma tutti questi elementi eh, ci portano direttamente al compimento del piano di Dio eh, che avviene nel Signore. Ecco. E poi vedremo le parabole del regno che ci parlano sia del regno, del regno futuro, ma anche del regno di Dio già qui in questa terra. Le parabole parlano di tutte e due le cose. Per questo che la teologia dice il già e non ancora. Ma guardiamo la parabola del seminatore Marco, solo lui ci dice questo, che... La parabola del seminatore è la più importante. Chi non capisce questa parabola non può capire neanche tutte le altre. Eh, lo vedete al capitolo quarto, versetto 13, proprio la pericope successiva, dice questo, lo dice solo Marco. Eh, leggiamo allora i primi due versetti. Di nuovo. Gesù cominciò a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla numerosissima. Tanto che egli salì su una barca e sedette nel mare, mentre tutta la folla era presso il mare, sulla terra. Una folla numerosissima. Ecco allora il Signore, il Signore prende l'occasione eh, di questa folla. Numerosissima per iniziare appunto la nuova sezione del significato nascosto del regno. Ecco. Abbiamo visto che si mette sulla barca, l'abbiamo visto già precedentemente, sappiamo già il perché: perché sennò la gente lo schiacciava e tutta la folla stava sulla riva ad ascoltare. E qui vedete. C'è in, eh, in grande enfasi eh, eh, la predicazione. Insegnava loro mose, molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento. Ecco, insegnava molte cose in parabole. Qua cominciamo a vedere appunto le parabole del Signore. <coughs> Leggiamo allora la parabola eh, del seminatore. Si, pa il, si parte a parlare del regno di Dio partendo dal seme, che è, come vedremo, la parola di Dio, con la P maiuscola. E dice il Signore, ascoltate, ecco uscì il seminatore a seminare e avvenne che... Mentre seminava una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde su terreno sassoso dove non aveva molta terra e subito germogliò perché non aveva terreno profondo. Ma quando si levò il sole restò bruciata e poiché non aveva radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine, le spine salirono, la soffocarono e non diede frutto. Un'altra un cadde sulla terra, quella buona, e dava frutto: che saliva, cresceva e rendeva uno il 30, uno il 60 e uno il 100. E diceva, chi ha orecchi per intendere, intenda. <ride> ecco. Non possiamo oggi spiegarla questa parabola. E ci concentreremo eh, su, certi, eh, su certi passaggi, ecco, mettendoci in ascolto anche noi e facendo finta di essere dei contadini eh, della Giudea. <ride> e vediamo eh, tutte le cose che non... Eh, <ride> che non tornano eh, rispetto a quello che faceva un contadino normale con la sua semente quando eh, seminava il raccolto per poi eh, raccogliere al tempo della mietitura, ad esempio un campo di grano. Ci dice che intanto dice ascoltate che è la cosa più importante, l'abbiamo visto anche nel Carme del Re, nel Carme del Re Messia. Eh, figlia, por, porgi l'orecchio, ascolta. E anche qua c'è una richiesta di ascolto da parte di Gesù stesso. Ma vediamo gli eccessi dal punto di vista appunto del contadino eh, ebreo, eh, giudeo eh, del tempo, ecco, ehm, questo contadino di cui parla Gesù, che è il seminatore, che è lui poi, uscì ecco, a seminare e poi dice, dice e avvenne, e questo lo, lo troviamo eh, molte volte nei racconti della creazione, sia la luce e avvenne, l'abbiamo già visto tante volte, questa espressione del greco. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, e vennero gli uccelli e la divorarono. Mentre seminava, e seminava sì, nel campo, però una parte cade lungo la strada, e vennero gli uccelli e la divorarono. Ecco, e, ecco mentre seminava... Non si sa se questo seme cade per sbaglio anche sulla strada, ma eh, un contadino, ecco, si tiene al seme un contadino antico di quel tempo al tempo di Gesù. Eh, e non si sprecava il seme perché? Perché eh, vediamo anche oggi in Africa che se eh, la semina non produce si è sprecato tutto il seme e l'anno dopo eh, si fa la fame era così anche allora oggi lo vediamo in certi paesi africani quindi il seme era preziosissimo si teneva la semente per la, la semina dell'anno dopo però se andava male ecco si perdeva tutto anche il cibo e e quindi nessuno, come vedremo, nessun contadino semina sulla strada, sul terreno sassoso, tra le spine. Cercheremo di capire, questo è un eccesso che doveva colpire l'uditorio sicuramente. E dobbiamo capire perché Dio semina la parola in luogo infruttuoso. È molto più, eh, più importante la parola di Dio <ride> che, che un, un chicco di grano. Ecco, ehm. Per quanto riguarda le parabole, e ecco quindi non sto a spiegare perché ho già fatto l'introduzione, sono immagini prese da vari ambiti, eh, l'ambito naturale come vediamo oggi, altre dall'ambito... Eh, militare oppure familiare ecco, ma se volete saperne un po' di più vi lascio fare un fermo immagine leggete questo testo e così che cosa vuol dire eh, la parabolì la parabola eh, oppure il mashal eh, si diceva così nell'ebraico eh, ci sono molte, molte possibilità ecco, il termine vuol dire tante cose quando dice uscì, ecco, qua è molto interessante. Avrebbe potuto dire se ne andò a seminare, invece dice uscì, ecco. e, e questo ci fa ricordare ecco, il mistero della natura divina. Secondo me, quando il Signore dice: Sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo. E vado al Padre Giovanni 16, 28. Ecco poi la cosa interessante, interessantissima secondo me: l'atto di uscire e diffondere la parola è descritto da Marco come un evento che caratterizza l'oggi del tempo messianico. E come vedete, qua e avvenne, prima c'è stata la creazione, e Ora con Gesù c'è una nuova creazione. Okay. Vedremo dalla, nella spiegazione che è il seme della parola che crea nell'uomo il regno di Dio e che lo, piano piano la parola, se viene trattenuta, ecco, e comincia a lavorare. Poi Marco ce lo dirà successivamente in modo molto più preciso anche. E, e poi eh, questo termine uscire, in relazione alla missione eh, appunto della, eh, della predicazione, è usato anche per, per gli apostoli e gli inviati in generale. Ad esempio negli atti degli apostoli. Vi lascio, se volete andare a vedere, guardate questi testi dove c'è il verbo uscire, anche se molti non traducono alla lettera, però stupisce. Anche Paolo quando deve partire per un luogo dove sa che andrà a, a predicare, si dice uscì. <ride> e secondo me eh, i Vangeli, appunto... Eh, i vangeli usano questa espressione eh, insomma, con, con le loro ragioni ecco come ho detto ecco poi vediamo il, il terreno eh, sassoso eh, che non ha molta terra eh, però germoglia perché il terreno poco profondo eh, germoglia lo stesso però poi il sole eh, eh, lo brucia perché, perché l'umido e, e l'acqua sono più in profondità, eh, questo dal punto di vista naturale. Poi vedremo la spiegazione successivamente quando la darà Gesù stesso e la commenteremo. Le spine, la stessa cosa, salirono. Io, tradotto letteralmente, potete vedere eh, queste, eh, queste versioni perché letteralmente si deve salire, in che senso? Che eh, crescono più alte eh, della spiga e perciò la soffocano e non c'è frutto neanche in questo caso. Però eh, le, le piantine, la spiga ha un po' di crescita. Ecco, io in questo non ci vedo un, una negatività totale. Con ecco, un po' crescono. Poi il Signore eh, lo spiegherà a lui. Ecco. E poi alla fine si arriva eh, alla terra. La, la terra, quella buona. Io ho tradotto perché c'è un articolo determinativo, allora secondo me è più giusto tradurre così. E qui sale, appunto, eh, cresce e rende 1 il 30, 1 il 60 e 1 il 100. Ecco, allora cerchiamo di vedere, anche qua, se c'è qualcosa che non va eh, rispetto alla realtà. La metafora eh, sottende, eh, e anche qua vediamo una cosa un po' strana. Eh, comunque, eh, la, la terra buona e bella, kalos in greco vuol dire anche bello, vuol dire buona, e poi riferita a uomini tante volte, soprattutto kalos. È buono, è riferito a uomini, non a un seme o a una pianticella, è un aggettivo che si usa per uomini. E, e poi, eh, che cosa vuol dire la terra buona? Che, che dà fertilità, fecondità, infatti, poi il Signore parlerà proprio in questo senso, ma non in una fecondità eh, del, del raccolto in una fecondità che è spirituale e che riguarda le anime e, però ci sono delle, delle cifre delle cifre iperboliche perché intanto dice e rendeva uno ecco c'è un eh, <ride> C'è questo aggettivo cardinale <ride> che è riferito a uomini. Allora uno è il 30, uno è il 60, uno è il 100. Anche qui è impossibile, è un'iperbole, è un eccesso. Perché? Perché oggi con le macchine da un chicco si può ricavare anche... 15-16 spighe, eh, sì, no, eh, scusate, eh, da una spiga di, che ha eh, 14-15 chicchi, scusate, eh, ma eh, a quel tempo là non si arrivava così in profondità con l'aratro e si arrivava al tempo dei Romani, dicono più o meno a, a 7 chicchi nella spiga per uno. E qui invece ci dice 30, 60 e 100. <ride> e, e quindi vedete che c'è un eccesso e che cercheremo di, eh, di vedere successivamente. E però vedete che poi eh, da questa parabola eh, la teologia che fa il Nuovo Testamento, ecco, quando dice il verbo eh, non aveva molta terra, qui parla di uomini, perché la terra indica lo spazio, come vedremo, che ognuno di noi dà eh, al Signore, lo spazio eh, che, che deve trattenere la parola nel nostro cuore. E infatti poi la teologia del Nuovo Testamento, quando parla della parola di Dio, eh, dice, ad esempio: San Pietro: siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Ecco qui c'è il mistero di Dio. San Pietro ci aiuta e poi più avanti capiremo. Ecco poi volevo far vedere gli ultimi elementi. Ecco che il dare frutto può in indicare sia il progresso conseguito mediante l'avanzamento la personale, potete vedere Romani 6:22. Fate un fermo immagine, però anche l'attività pubblica, cioè la fecondità dell'evangelizzazione. E se leggete questo passaggio che parla della mietitura, ecco, siamo sempre nella stessa metafora eh, il Signore eh, comprende, ecco, anzi nota che i tempi sono pronti anche per i pagani e eh, che sono eh, questi campi che già biondeggiano per la mietitura. Quando, eh, quando si ferma in Samaria nel Vangelo di Giovanni. E poi dice: che chi ha, E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna. Perché ne gode insieme chi semina e chi biete. Qui infatti si realizza il, il, de, si realizza il detto: uno semina e uno miete. Ecco, Gesù semina e i suoi discepoli mieteranno. E cosa, che, che mietitura è? Sono le anime, sono le anime riconquistate da Dio e, e sottratte al potere di Satana, come si dice il libro anche degli atti degli apostoli. Ecco. L'aggettivo cardinale 1, ecco, 1 e 30, 1 e 60, esce dalla metafora ed è riferito a uomini. Il testo vuole mostrare le varie possibilità con cui l'uomo chiamato da Dio arreca frutti al regno, la cui misura e grandezza è differente tra un individuo e l'altro. Ecco poi c'è l'ultimo avvertimento. Gesù diceva chi che orecchi per intendere, intende. Quando Gesù usa questa espressione, vuol dire che sta dicendo delle cose molto importanti, importantissime. Infatti, ho ricordato San Marco che tra poco ci dirà che chi non comprende questa parabola non comprende neanche tutte le altre, perché la realtà nascosta e misteriosa del regno. Inizia dal seme della parola. Ecco. E, e quindi questa ammonizione del Signore è volta innanzitutto all'ascolto delle parole della parabola, alla sua comprensione e infine con l'invito a darsi da fare per non vanificare la semina. Della parola, cioè tutte le parole che il Signore sta dicendo al popolo eh, dalla barca, a questa folla numerosissima. Qualche spunto molto breve perché ho fatto una introduzione che mi interessava molto. Abbiamo visto gli eccessi o le, o le iperboli, come si, come si vogliono chiamare, di questa parabola che mi interessavano. Poi la. Come ho detto, la, eh, la spiegazione la dà il Signore stesso e la commenteremo quando eh, arriveremo a quel racconto. Abbiamo visto l'eccesso eh, di questo se seminatore strano che, non so se... <ride> Se lo fa volontariamente oppure un po' di seme cade ecco, sulla strada, sul terreno pietroso, su, nelle spine, eccetera. Ma io penso che lo sapeva già. <ride> e quindi non dobbiamo spaventarci ecco, se eh, nella strada non rende nulla perché è impossibile, non c'è terra in una strada, anche nelle strade antiche, ecco. E poi nel terreno sassoso cresce un po' così anche tra le spine, però non porta frutto. Questo secondo me non vuol dire che queste anime vanno all'inferno, però c'è un po' di crescita, certo non c'è il frutto, non c'è il frutto, come ho detto, che il frutto vuol dire due cose, sia la, diciamo, la, vita, la vita spirituale, della persona, ma vuol dire anche il raccolto, la mietitura eh, di anime che, eh, che ascoltano la parola dei missionari e i missionari eh, riescono a guadagnare del frutto per il regno, cioè per Dio, per il granaio di Dio. Come si dice nella Bibbia, ci sono tutte e due le cose. Ecco. Ma eh, appunto dicevo che non mi sembra eh, giusto interpretare ecco, in senso negativo, assoluto, perché ad esempio eh, vediamo nel Vangelo di Luca che abbiamo le parabole della misericordia, e vi leggo questo testo che eh, chiarisce molto eh, anche questa, questa perdita. Ecco, questa semina inutile, sia sulla strada, sia tra i sassi e anche tra le spine. E Luca dice, al versetto 6 del capitolo 13 del suo Vangelo, dice e disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Qua il problema è il frutto, anche qua non ce n'è. Allora disse al vignaiolo: Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Il padrone dice così, eh, cioè Dio, perché deve sfruttare il terreno. Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e vi metto il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Ecco qui Luca ci fa, ci fa vedere che c'è questo seminatore che è mandato da Dio e che, che si occupa appunto, fa da mediatore tra il padrone e, e il fico, che rappresenta appunto qui l'individuo. Però eh, sappiamo da questa parabola che Dio ha una grande pazienza e attende, non si stanca di attendere che venga qualche frutto. Quindi eh, credo che vada interpretata così la cosa, ecco, eh, ci può essere una persona che non eh, so, qualcuno che ascoltava il signore in quel momento e che non trattiene nulla. E eh, però c'è il tempo. Che è sempre un grande dono del Signore, e le, le cose possono cambiare. E poi ritorno ancora su quell'elemento che ho detto: eh, il fatto che il frutto, come dice San Paolo nelle lettere, è un frutto di, di crescita interiore, però appunto c'è anche l'altro frutto che poi è, è quello della terra buona che produce appunto questo, questo numero 30, 60 e 100 che è impossibile a livello naturale, è possibile solo a livello spirituale, ecco, comprendendo di cosa sta parlando il Signore. E per quanto riguarda il, il frutto personale che noi dobbiamo avere, se voi vi ricordate la parabola della vite e dei tralci nel Vangelo di Giovanni, dice che a un certo punto eh, il Signore, questi tralci che sono i discepoli, li pota, ma eh, invece c'è un verbo che non vuol dire potare, vuol dire li purifica. Qui c'è un grande mistero, vedete, eh, quando una parola esce dal mashal, esce dalla parabola, vuol dire guarda che sto parlando di uomini. E la, la fecondità, ecco, a livello eh, sia interiore, personale, ma anche eh, la fecondità della predicazione, soprattutto questa fecondità della predicazione eh, proviene dalla, dalla purezza, del missionario e del predicatore, infatti, lo pota, cioè lo purifica, perché facciamo molto più frutto. La potatura, che è poi una purificazione, viene appunto per rendere il ministro più fecondo, e questo è un grande mistero. Quindi vedete che la nostra vita cristiana. Ecco. più eh, arriva a un certo progresso, eh, e dobbiamo sempre crescere, ci dice il Signore, e, e questo ha una valenza appunto anche sul frutto che possiamo dare all'esterno, come cristiani, con le cose che facciamo, i nostri atti, il nostro modo di vivere e anche le nostre parole. Allora mh, poi c'è quell'altro mistero, ecco ma eh, qui il seminatore perde quasi tutta la sua semente, è un disastro, <ride> e però eh, vedete che si dice che il 100 o il 30 o il 60, eh, in queste poche anime de della terra buona, eh, Dio re recupera tutto, questi numeri. Iperbolici ci fanno capire che la semente che è andata perduta viene poi recuperata in un altro modo sovrannaturale perché questi che sono Terra Buona sono molto fecondi per il regno, ecco, però, anche a livello matematico, è un quarto la Terra Buona, i tre quarti va tutto perduto o appunto c'è poi il tempo la dilazione di Dio ecco che indugia e attende e dilaziona il momento del giudizio e questo ci questo mistero è, lo troviamo in tutta la Bibbia perché in tanti luoghi dove ci sono delle catastrofi oppure dei tradimenti verso Dio, però rimane sempre un piccolo resto. La chiamano la teologia del resto di Israele. Sono quei fedeli di Dio che nascosti però ci sono. Non sono tanti, ma ci sono. E grazie a loro il, il piano di Dio va avanti. È sempre un piccolo resto, voi potete vedere ad esempio Nemia 11:20, Sofonia 3:13, ma anche pensare alla Chiesa apostolica che erano quei giudei che avevano creduto, ma erano una minoranza. Tutto il resto del popolo eh, eh, rifiuta Gesù come Messia e c'è il cosiddetto indurimento di Israele, come dice San Paolo, però. Questa piccola comunità, che erano in pochissimi alla Pentecoste, poi eh, si allarga sempre di più. Ecco. E poi c'è, eh, ad esempio, la predicazione di Paolo che è incredibile, ecco. <ride> in pochi anni San Paolo ha fondato delle chiese quasi in tutto il mondo conosciuto, ecco, e quella era la terra buona. E vedete che con San Paolo ecco, Dio recupera ecco, tanti fallimenti. E ci sono, questa è la storia dei santi, eh? e tantissimi santi avevano una fecondità eh, spirituale sovrannaturale di questo tipo: 30, 60 e 100, ognuno nella sua misura. E per concludere, ecco, tutta questa perdita, ecco, questo spreco di semente preziosissima, come abbiamo visto per il contadino antico, ma anche oggi, appunto nei paesi più poveri. Eh, che cosa ci vuol dire? Secondo me, Dio vuol dire che Dio dà a tutti la possibilità di essere salvati e appunto è un Dio sprecone per questo per questa tensione che ha, ecco, di ehm, dare una possibilità a tutti gli uomini, eh, come dice il signore San Paolo, di aprire gli occhi e di strapparli dal potere di Satana. Eh, leggiamo per concludere la eh, prima Timoteo 2:4 eh, dice Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ecco, poi per quanto riguarda il piccolo gregge, eh, il Signore dice così che i fedeli cristiani, eh, quelli proprio conosciuti da Dio, sono un piccolo gregge. Non temere piccolo gregge, ecco, questo vuol dire il numero eh, dei... Dei santi, si può dire che sono qui sulla terra, non lo possiamo vedere e non lo possiamo calcolare. Però il Signore, dicendo piccolo greggio, ci consola e ci dice che di andare avanti. E subito dopo dice, a testa è stato dato il Regno dei Cieli. Leggiamo tutto il versetto, che è molto interessante. Al capitolo 12, al versetto... 32 del Vangelo di Luca, il Signore dice: Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Anche quando vediamo dei problemi gravissimi nella nostra Chiesa, ecco, ricordiamo queste parole del Signore che ci rassicurano. Ecco. Non sono, non sono i numeri che fanno il regno di Dio nascosto, come vedremo, ma è la qualità di quello che facciamo e di come viviamo. Ecco. Pace e bene a tutti e buona giornata.